Ciao, sono Maggio e per la rubrica vi porto a capire se è un gioco da acquistare, mettere in wishlist in attesa di tempi migliori o ignorarlo. Andiamo a provare Patch Quest, che è finalmente uscito dall'Early Access. Ma che cos'è? Un roguelike nel quale con un lazzo andremo a catturare vari tipi di bestie. Quindi è tipo Pokémon roguelike. Non proprio, però se ve la metto così sembra semplificata la cosa, la capite al volo. E come al solito ci andiamo a vedere i primi minuti di gameplay. Avrete modo anche di creare il personaggio. Guardate che bellezza, li potete fare casuali e tirar fuori delle cose meravigliose, oppure ve le potete fare come cavolo vi pare. Ma noi andiamo a non saltare l'introduzione, perché noi lo dobbiamo fare, non ci abbiamo mai giocato, quindi andiamo a vedere com'è sto giochillo. Tanto tempo fa le maglie della natura erano saldamente cucite insieme, finché una catastrofe strappò via i fili che le univano. Oh no, il mondo si sfilacciò in un milione di lembi dispersi ai quattro venti. Ora tocca alla gilda degli esploratori rattopparli, puntina dopo puntina. Ecco perché siamo a Patch Quest, ovvero la quest della toppa. O no? Ed eccolo qua il nostro puzzle. Giungla profonda. Bene reclusa, oggi è il tuo primo giorno di lavoro. Sono Zay, il tuo zaino intelligente. Sarò io a spiegarti le basi. Ora si dà anche di intelligente da solo. Il mio radar segnala una radura pianeggiante a est. Sembra il posto perfetto per erigere il campo base. Spostati premendo la levetta sinistra. Ok, andiamo a destra. Non contrariamo il nostro zaino intelligente. Oh no, un nemico. Come faccio a sparargli? Capperi, abbiamo già trovato un mostro? D'accordo, preparati a un corso accelerato su come domare i mostri. Usa il tuo lazzo per agganciare la bestiola. Da B. Ok. Ehi, preso. E mo? L'ha agganciato, ora devi tirare. Devi girare intorno al mostro. Ah, ok. Guardate. L'abbiamo lazzato. Hai sbloccato Ipnofalena. Difesa svolazzo. Plani nell'aria in piena sicurezza, lasciandosi dietro nugoli di polvere nauseante. Attiva premendo LT. Ok, e lo premiamo LT. Ah, guarda bello. Ha trovato quel mostro grande competenza. Ogni tipo di mostro ha abilità uniche. Quindi prova a cavalcare il maggior numero di possibili. Quello che è. Oh no, c'è dello schifo. Prova a usare l'abilità difensiva per passare. Non ho capito perché. Ah, perché mi dà una spinta forse. Oh cavoli, questi sono la brulica di mostri. Non possiamo cavalcarli tutti insieme. Quindi ti autorizzo a usare le maniere forti. Ti presento lo sparacibo. Potenzialmente sbloccato. Ah no, potenzialmente sbloccato. Sparacibo. Questa ragazzaccia serve ad annaffiare i mostri di spuma calmante. Di spuma calmante? Vabbè, tra accessori c'è anche un frullatore per aggiungere altri ingredienti alla spuma. Annaffia quei mostri con la spuma per mandarli a Nanna. Levetta RG, ok. Annannati, cioè in realtà li ammazziamo, però non è politically correct, quindi... Lo posso lazzare? No, non mi fa usare il lazzo? E che lazzo? E che lazzo! La spuma è un succoso centrifugato di sciroppo d'agave, cannella e sonnifero. Calmerà anche i mostri più arrabbiati, te lo garantisco. Ad ogni modo, la nostra destinazione è poco più avanti, scende di sella e andiamo. Oh, tieni premuto L. Ok. Ah, li possiamo droppare, quindi, i nostri mostri, ok. Eccoci qua, un campo fertile e pianeggiante. Questo è il posto perfetto per il nostro campo base. Un passo indietro, per favore. Ok. Ci siamo. E mo? Questo è il tuo personale rifugio miniaturizzato, omaggio della Gilda. Nessuno rimpicciolisce gli oggetti meglio di noi. Ora che abbiamo colonizzato quest'isola, dobbiamo darle un nome. Lemborado. Bellissimo, Lemborado mi piace. Lemborado, eh? Certo che è proprio un bel nome. Scommetto che vuoi sapere perché siamo venuti qui, vero? Beh, c'è una diceria su Lemborado che dovresti conoscere. Secondo una leggenda, qui un tempo regnava un antico sovrano. Gira voce che la sua tomba contenga un'impressionante collezione di tesori. Non so dove si trova il tesoro, quindi cominciamo a tracciare una mappa. Ok. Abbiamo il radar anche. Che cos'è? Oh, il nostro campo base è sigillato su ben tre lati. Mi sa che per ora possiamo solo tornare a ovest. Deve esserci un modo di aprire sentieri bloccati. Lo scopriremo solo vivendo. Forse si aprono dall'altro lato. Andiamo a controllare qualcuno dei punti contrassegnati. Andiamo a cercare. Menu. Giungla. Ok.
Rimescolamento lembi. Oh, totalmente random, è proprio un roguelike di quelli fatti e finiti. Ci sono i funghi saliera. Allora. Possiamo ottenere salute, immagino, rigenerazione, che dice... Quando ti curi del doppio. Ottieni inoltre 20 punti ferita massimi aggiuntivi, che non è male. Rimbalzo, sparare in mischia a un mostro spingendolo contro le pareti o oggetti scatenano un'esplosione. Non male anche quello. Oppure refrigerio, il tempo di recupero dell'abilità della sua falcatura è dimezzato. No, voglio cuori. Mo' arcuori. E mo'? Andare di qua? Posso prendere? Non posso prenderlo. Mio! Cosa fa lui? Alla saliera gli posso fare qualcosa? Ah, questo spruzza. Non ho capito. Allora, dovrei studiarmelo. Afflizione. Hai sbloccato vermenoso. Difesa derapata. Scivoli su una pista di bava in piena sicurezza, seminando una scia difensiva di bolle scivolose al tuo passaggio. Tieni per un mutelle, sì. Ok. Ho capito. Ma questo coso qua? Cosa fa sta geggio? Perché nessuno me lo spiega? Vabbè. No, volevo chiappare uno di questi. Non si possono chiappare. Scappa! Scappa! Divisione. Cos'è divisione? Puzzolente. Ma non capisco! Questo? Niente. Possono distruggere almeno? No, ma faccio i cavoli miei allora, perché ho visto che... Non c'è su... Fase, divisione... Cos'è? Non ci sto capendo molto. Si devo prendere! È praticamente Pokémon roguelike sotto acidi questo gioco. Come faccio a switchare le bestiole? Non me l'hanno spiegato. Però adesso tiro in maniera diversa. Adesso... Mamma mia! Attacco affumicante! Spruzzo una nuvola a corto raggio di gas velenoso. Premendo LB. Eccola. È vero. All'Emborado non troveremo solo tesori. Tutti i minerali, le piante e l'isola sono ancora sconosciuti. Quindi ora andiamo a scoprirli. Prendi questo gadget. Potenziamento sbloccato. Punti pressa. Impicciolisce le piante selvatiche e i minerali, trasformandoli in minuscole puntine per lembi. Ottimo. I punti pressa si ricarica mentre esplori, così la per raccontare. Ah, ok. Sali di livello, bla bla bla. Capito. Per acquisire una pianta, posizionaci accanto e premi il pulsante X. Ok. Ottima scelta, ti avvertirò appena la punti pressa sarà di nuovo carica. Vedete, si switcha le armi. Ok. Oh, il video è questo. Ma si ricarica? No, sono munizioni illimitate per quelle che sono. Oddio, le spendono le farfalle? Basta lazzo. Voglio quella. La voglio, la nido, è mia. No, mi hanno interrotto. Maledizione, ho capito, ma come ti faccio a girare intorno se sei sul lembo? Ti odio. Gomma. Morendo. Solente c'era te. Sparata più. Raccatta. Sta succedendo. Aiuto. Stanno succedendo cose. Andiamo via. Bombardiere. Quando usi la tua abilità difensiva piazza una bomba. Non male. Non mi sto muovendo più. Prima suglio, ogni volta che sconfigge un mostro appaiono una manciata di mosche alleate. Mi piace anche questo, io sono puzzolento e non capisco più niente. Sfine, quando un mostro ti infligge danni subisce gli stessi moltiplicati. Moltiplicati non era male, ma voglio le mosche. Quindi delle mosche? Queste sono le mosche, ho usato un'abilità, perché le mosche non ci sono? Forse intendeva questo? Forse si fa i cavoli suoi? Vieni qua, devo prenderti. Vieni qua, voglio anche la tartarugona. Sì, anche la tartaruga è mia. Eccole le moschine. Difesa, guscio riflettente. Ti ritrai nel guscio e rifletti tutti i proiettili che tu. Ok. Però adesso non abbiamo più. Che peccato.
non abbiamo più la sgommata, vabbè. Però siamo pieni di moschine alleate, quindi se ne frega. È veramente Pokémon roguelike. Mori. Ma non posso prendere ancora le piante, no, punta pressa ancora lì non me dà la possibilità. Vabbè. Che ha fatto? Oh my god. Bellissimo. Sto per finire questa cosa però. Attacco. Hai sbloccato la mobilità. Attacco geyser d'acqua. Bello, mi piace. Ottimo. Andiamo anche lo scudo. Andiamo monetina, pesca e pera. Che ti faranno flash. Ecco la mappa. Oh, c'è un boss qui. Vero? No, ancora no, ma siamo vicini. Bam. Stiamo finendo i colpi. Però va bene, uguale. Bam. Porto raggio e tanta roba sta dietro. Nauseante, mi rimane. Passerà? Boss. I mostri sono più forti, ok. Quella folata di vento mi ha fatto correre un brivido lungo i circuiti. Non so perché, ma credo sia un segnale di pericolo. Oh, si muore, almeno si interrompe il video. È sempre un taglio perfetto quando si muore. Oh. Acqua. Bam. Allora, uccidiamo quelli piccoli. Hanno rotto già le scatole, non poco. Sta già morendo quello grosso. Che pippa al sugo proprio. E io critto con una meraviglia. Attacco idrogetto, spari un getto ad alta pressione di gocce infradicianti. Non è reddito. Alala, mamma mia. Enorme lui. Vai. Che attacca. Guardalo. Sono tutti inzuppati loro. Guardali. Tutto in cooldown. Sono qui che spammo roba che non ho. Non ho più lo status negativo di essere nauseabondo lì, come era, che miravo male. Oh, ma quanta gente c'è? Oh, ma che è una festa. Vabbè, gli hanno vietati i rave, non si possono più fare, Ma le mie fantastiche moschine qui non fanno una sega, Non mi sembrano un granché. Dai. Guarda che robina. Ora siamo ritornati a sparare puttanate. Però. E non siamo riusciti a morire neanche qui. Ma sono punti press, è di nuovo utilizzabile. Si ricarica mentre viaggia attraverso il Lemborado. Nome bellissimo che ho dato a voi. E questo video introduttivo su Patch Quest lo interromperei qua. Che dire? Vi siete fatti un'idea se comprarlo, metterlo in wishlist o ignorarlo? Se vi piacciono i roguelike, questo è un roguelike fatto piuttosto bene. Se vi piacciono i Pokémon, non c'entro una mazza con i Pokémon. Però dirò che c'entra con i Pokémon, così lo comprerete. Scherzi a parte, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!